Avvocato, cosa sta succedendo con gli espropri, cosa possono fare i cittadini eventualmente per tutelarsi e fare ricorso? Guardi, ieri con l'avviso pubblicato sui quotidiani nazionali e anche sulla nostra Gazzetta del Sud si è appreso che la società Stretto di Messina sta procedendo all'apposizione del vincolo espropriativo su aree che non erano mai state prese in considerazione e sono le aree che partono da via Santa Cecilia e arrivano a Contesse. Su queste aree non era mai stato apposto un vincolo espropriativo. Chiunque avrebbe potuto farne quello che credeva meglio. Ieri, a distanza di 3-4 mesi da quando quest'opera sarà dichiarata di pubblica utilità, si sono ricordati di avvertire la gente che i loro beni verranno espropriati. Questo è fondamentale in questa congerie di notizie, perché tutti gli altri, quelli che da via Santa Cecilia a Torre Faro, lo sanno da anni, lo sanno da 20 anni che il loro bene possono essere espropriati, ma gli altri, quelli di mezza città, l'hanno appreso ieri da un avviso. Per quanto riguarda nell'avviso che nessuno ha letto, a me dispiace molto, nessuno ha letto che entro 60 giorni si può fare opposizione avverso la procedura di apposizione del vincolo. E questo è importante, che la gente faccia sentire la sua voce, anche attraverso i comitati, eccetera, non c'è bisogno che si scapicolli da un avvocato, ma fare sentire la propria voce sì. I comitati cosa faranno dello specifico per tutelare i cittadini, per aiutarli? Noi partecipiamo a tutti i procedimenti che sono aperti, procedimento davanti alla Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale, quello della conferenza dei servizi e quest'altro che si è aperto ieri. Ci sarà anche un presidio permanente davanti al Palacultura? Quello è una delle associazioni a cui tutti bene o male aderiamo, perché c'è una pervasività tra una associazione e l'altra, non è che non ci conosciamo, non ci vogliamo bene, non ci stimiamo. Perciò chi ha bisogno lancia un'iniziativa e gli altri vanno in soccorso. Se qualcuno pensa di fare un presidio davanti alla Palacultura, bene, ci andrò pure io. Senta, oggi farete il punto su tutta questa situazione, sì, qual è l'obiettivo della conferenza? Esattamente, sì. Sia sul procedimento via, sia sul procedimento che è iniziato ieri e che è stato trascurato in maniera eclatante, va bene, sia tutti gli altri segmenti procedurali che sono in corso in questo momento. Grazie mille.